Ciao! Purtroppo questo è il solo italiano che conosco, mi dispiace. Io sono Dallas Jenkins, il creatore di The Chosen. È così una bella serata. È bellissimo, va bene? Per due motivi. Uno, sono così emozionato di condividere questo speciale episodio di The Chosen con voi, miei fratelli e sorelle italiani. E anche perché quello che state per vedere è come The Chosen ha avuto inizio. Il pastore, The Shepherd, è un corto che ho girato nella fattoria di un mio amico in Illinois, a 20 minuti da casa mia, per la mia chiesa, per la vigilia di Natale. E l'ho fatto perché volevo raccontare la storia di Gesù, ma da una prospettiva diversa, in questo caso dalla prospettiva dei pastori per la nascita di Cristo. E mentre lo stavo girando, ho avuto l'idea per The Chosen. Pensavo, se puoi vedere Gesù attraverso gli occhi di chi lo ha realmente incontrato, puoi essere cambiato e influenzato come loro lo furono. Così, mentre giravo quel corto, mi è venuta l'idea di una serie TV multistagione sulla vita di Cristo. Non era mai stato fatto prima. Ci sono stati film, miniserie, ma una serie TV multistagione ti permette di prenderti il tempo per conoscere i personaggi, di conoscere Gesù in modo ancora più intimo, ma allo stesso tempo di essere fedele alle scritture. Perciò sì, quello che vedrete stasera è la nascita di Gesù. Vedrete cose dalle scritture, siamo accurati, ma abbiamo anche voluto aggiungere un po' di immaginazione artistica, di contesto culturale e storico, in modo che la storia possa prendere ancora più vita, specialmente quando la leggete nel Vangelo. Ora, se volete vedere The Chosen, per ora le prime due stagioni, potete scaricare l'app The Chosen. È gratuita e semplice, non richiede neanche un'email ed è tradotta nella vostra lingua. Comunque, sia che la guardiate dopo oppure no, voglio davvero che vi godiate, siate benedetti dall'episodio speciale Il Pastore, The Shepherd, di questa sera. Merry Christmas! Buon Natale! Buon Natale! L'ho detto bene? Buon Natale! Vi apprezzo! Basato sulla vera storia del Vangelo secondo Luca, capitolo 2. Quando Cesare Augusto divenne imperatore di Roma, i profeti di Israele erano in silenzio da 400 anni. Afflitto dalle tasse ingenti, il popolo ebraico pregava di liberarsi dall'occupazione romana e i sacerdoti leggevano continuamente le antiche profezie ad alta voce nelle sinagoghe. Le profezie parlavano di un Messia che sarebbe venuto per salvare il popolo di Dio. Betlemme. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono antiche, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà. Egli stesso sarà la pace. Una lettura dal libro del profeta Michea.
Devo prima controllare bene. Devi farci un prezzo molto più basso. E allora io non lo prendo. È perfetto, no? Nessun difetto. Niente che non va, vedi. Senza macchie. Sì, senza macchie. Questo lo prendo. Grazie, grazie. Maestro, ho una domanda riguardo il Messia. Ho studiato la Torah tutti i giorni e... Un pastore che vuole imparare. Sì. Pensate che il Messia sia capace di liberarci dall'occupazione? Sì, lui sarà una grande guida militare. Ne siete certo? Solo perché lo scorso Shabbat il sacerdote ha letto dal profeta Ezechiele e lui non ha detto... Come ti permetti? Scusatelo, maestro. È ossessionato. E tu a questa bestia? Avevo detto immacolata. Immacolata? Sì. Questi sono per uomini retti, per un glorioso sacrificio. Mi dispiace. Scusatemi. Mi dispiace. Ti chiedi mai perché il Messia non è venuto? Sono quelli come te a tenerlo lontano con le loro macchie. Se osi tornare qui senza un agnello perfetto, vi interdirò tutti e due da questo mercato. Forza, vieni, dai. Ti avevo avvisato. Sei anche sordo ora? Mi dispiace. Non possiamo rallentare per colpa tua. Porta questo sgorbio in cima alla collina e cerca di tenere il passo. Oppure tornatene indietro. Guardatevi bene, agnelli! Guardatevi bene! Siete disposti a scambiare la merce con altra merce? Non tiratevi indietro! Nessuno scambio, solo monete! Ma la caligine sarà dissipata, poiché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Ora essa ha illuminato il popolo che viveva nell'oscurità. Signore, tu hai dato loro una grande gioia. Tu li hai fatti enormemente felici. Gioiscono davanti a te come quando si miete il grano o si divide un bottino di guerra. Tu hai spezzato il giogo che gravava sulle loro spalle e li opprimeva con il bastone dei loro oppressori, poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, mi prego, sei sudicio. Il suo aguzzino tu hai spezzato come al tempo di Madian. I calzari dei soldati invasori e tutte le loro vesti insanguinate saranno distrutte dal fuoco, fortificate le mani infiacchite. Scusa, fratello. Mi puoi indicare un pozzo in questa città? Mia moglie non beve da molte ore. Si trova dall'altra parte della piazza. Grazie, fratello. Aspetta, 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 aspetta. Tieni. Oh, grazie per la tua gentilezza. Da dove arrivate? Dalla Galilea. Nazareth. Non dirlo troppo in giro. Sai come si dice. Non può arrivare niente di buono. So bene cosa dicono di Nazareth. Non temere, non lo dirò a nessuno. Il tuo segreto è al sicuro. Grazie ancora, fratello. Io mi chiamo Simone. Levati di mezzo. Dobbiamo andare. Grazie. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti. Non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio. Verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto.
Una lettura dal libro del profeta Isaia. Di qua. Ah, 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 ah. Sì, beh, la prossima volta che mi asciugherò le mani con la sua veste, credo che sverrà. Un fariseo è così avaro che se scrive il testamento nomina se stesso come erede. E comunque non eredita molto. No. Finalmente sei arrivato. Ciao, Simone. Resta con l'agnello. È un inetto, perché continui a tenerlo? È un bravo ragazzo. Beh, vuoi mangiare? Certo. Ha cucinato a Ronne stasera, quindi già sai che non c'è niente di costo. Il cibo è buono, è una ricetta che faceva mia nonna, quindi smettetela. Ah, ora capisco perché tuo nonno se n'è andato. Questo cibo non è male. Al mercato era pieno di farisei che volevano acquistare agnelli. Prendono e comprano tutto quello che vogliono. Ah, vorrei che quella donna non se ne fosse andata dal pozzo. L'ho vista, era molto bella. Ho ragione? Oh, sì, amico. Posso avere da mangiare ora? Non qui con noi, no. Il tuo piatto è laggiù in fondo. Dopo quello che è successo al mercato, stanotte dormirai con le pecore. E stavolta fa attenzione. Devi stare attento ai lupi. E attento a quel fariseo, potrebbe venire a cercarti. Un romano si è preso un'altra pecora ieri. Stanno di nuovo parlando dei romani. L'hanno cucinata davanti ai miei occhi. Ehi, Simone, sei fortunato a non partecipare alla conversazione sui romani, per la centesima volta. Perché non pagano? Potrebbero pagare. Parliamo di qualcos'altro, cambiamo discorso. Sempre le solite storie.
Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. È così bello. Dobbiamo dirlo a qualcuno. Dobbiamo dirlo a tutti. Sì, a tutti. Sì. Grazie. 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 Lo aspettavamo da così tanto tempo. Così tanto. Grazie. Il braccio. Il braccio. Il suo braccio. Il suo braccio. Ah, è vero, è ferito. Non è niente. Come lo chiamerete? Gesù. Lo chiameremo Gesù. Devo andare. La gente deve sapere. La gente deve sapere. La gente deve sapere. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Avevi ragione. Hai sempre avuto ragione. Tu! Ti avevo detto di non tornare più qui. Allora dov'è? Hai trovato un agnello immacolato da poter sacrificare?
Grazie per aver visto insieme questo cortometraggio The Shepherd. Il Natale è una festa davvero particolare, se ci pensi è l'unico compleanno dove tutti ricevono regali tranne che il festeggiato. Io sono Giovanni Zappalà e rappresento la serie TV The Chosen in Italia. E così come diceva Dallas Jenkins, il creatore di questa serie TV all'inizio di questo video, le prime due stagioni le puoi subito guardare tradotte in italiano scaricando l'app gratuita di The Chosen sia su Google Play che su Apple Store. In realtà The Chosen lo trovi anche su Netflix, è tra le serie più cercate, ma per guardarlo gratuitamente ti basta semplicemente scaricare l'app. Ti chiedo inoltre di seguire i social di The Chosen Italia, Instagram, Facebook, YouTube, così come la visione di The Chosen ha già impattato milioni di persone in tutto il mondo, non vediamo l'ora di sapere come impatterà anche la tua vita. Ti abbraccio e buon Natale.